Ingegnere agronomo o dottore agronomo? All'interno della categoria dei dottori agronomi e dottori forestali si è sviluppata una polemica relativa al cambio di titolo tra chi propende per il mantenimento del titolo di dottore agronomo, dottore forestale e chi invece propende per il cambiamento verso il titolo di ingegnere agronomo e ingegnere forestale. Questi ultimi motivano la loro richiesta sostenendo che l'attuale situazione non è premiante per la categoria in generale e sostenendo che ci sono ormai innumerevoli casi in cui la categoria, proprio perché indicata o titolata come dottore agronomo, dottore forestale, subisce dei torti del mercato e dei mancati riconoscimenti nell'accezione comune delle persone. Ora, esiste sicuramente un problema di fondo dato da un incagliamento della categoria nel panorama socioculturale italiano. Non è un mistero per nessuno che da una situazione in cui l'agricoltura era dominante e preminente in termini di fatturato e di importanza e quindi anche per gli operatori che vi lavoravano al loro interno, tipica del dopoguerra, in cui appunto la necessità di sfamare le persone era assolutamente dominante, si è evoluta via via verso una serie di mutazioni che ad esempio oggi hanno portato ad avere un settore come quello del terziario che di fatto ha assunto una posizione ben più di rilievo, ben più importante. Questa situazione di restrizione sicuramente differente in ambito nazionale, ovvero sia con diversi gradienti all'interno dell'italico stivale, ha fatto sì che le difficoltà fossero più acuite. La situazione generale è difficile e in particolare quella dei liberi professionisti che si trovano a combattere contro una serie di difficoltà di riconoscimento del loro sapere intellettuale. Quindi, ipotizzare che il semplice cambio di titolo, cioè la semplice azione del cambio della targhetta con la propria qualifica sulla porta del proprio studio o sul campanello dello stesso, sia risolutiva nei confronti di una maggiore facilità di accesso al lavoro, secondo me è non fantasia, ma pura follia. Nessuno nega le difficoltà che oggi esistono. Io per primo riconosco quell'incagliamento, quella mancanza di spinta, quella forza propulsiva anche nell'immaginario collettivo, ma di sicuro per uscire da questa situazione occorre rimboccarsi le maniche, occorre darsi da fare, occorre risolvere i problemi mano a mano che si presentano, sia a livello istituzionale, sia a livello dei singoli, che devono comunque essere in grado di difendere uno status lavorativo, un sapere intellettuale e una riconoscibilità della propria qualifica. Le scorciatoie date da queste ipotesi, questi surrogati, da queste voli pindarici relativi al cambio di titolo sono assolutamente delle pericolose derive, perché se da un lato negano il patrimonio che è legato a quello stesso appellativo di dottore agronomo, dall'altro portano la categoria a confondersi in una qualifica, in un mare magnum, dove sostanzialmente l'ingegnere è quello che fagocita tutto, l'ingegnere è quello che contraddistingue il tecnico, qualunque esso sia. Credo che occorra un moto d'orgoglio, un moto di senso di appartenenza, credo che occorra una necessità, una riscossa intellettuale che porti a diversificarsi, che porti a essere riconosciuti per quello che siamo, la necessità di differenziarsi. Qualunque esperto di marketing direbbe che per poter emergere in un panorama di offerte multiple
la possibilità di avere una sorta di marchio registrato, di una sorta di specificità, di una particolarità che ti rende unico rispetto ad altri, va difesa con le unghie e con i denti, e non va certamente buttata alle ortiche in favore di ipotesi assolutamente aleatorie. Quindi, cari colleghi, cari dottori agronomi, cari dottori forestali che volete traghettare verso sponde sconosciute, per come la vedo io, o qui risorgiamo come collettivo, dottori agronomi, dottori forestali, o affondiamo più o meno miseramente come individui, ingegneri agronomi, ingegneri forestali. Io so già da che parte stare. E voi?